Salve gente, bentornati o benvenuti. In questo video non vado assolutissimamente a parlare di profumazioni, ma visto che ho recentemente finito questa candela, volevo appunto spendere due parole sul perché ho lasciato questa quantità di cera. Quindi apparentemente potrebbe non essere finita sta candela, invece è finita. Molte aziende, praticamente tutte le aziende che producono candele consigliano, perché l'ho visto anche come suggerimento in brand non conosciuti, e consigliano di lasciare di quando la candela arriva a fine, quindi quando c'è tipo un centimetro, quando arriva proprio alla fine dello stoppino, di spegnerla senza lasciarla consumare completamente. Infatti questa, nonostante ci sia questo dito di cera, è finita la candela e ve lo faccio vedere così. Adesso faccio un po' di magheggi. Vedete, lo stoppino è nero perché stava bruciando, me ne sono accorta, infatti l'ho spenta. Me ne sono accorta e l'ho spenta perché praticamente io sono tornata nell'ambiente in cui c'era questa candela, la cera era sciolta, poi ho cominciato a, visto che la cera era andata e si era già consumata, era andata sotto il livello del pezzettino di ferro che vedete, si stava già rapprendendo e quindi quello che stava bruciando era solo ed esclusivamente lo stoppino. Consigliano appunto di, quindi questa qua era già al limite, cioè avrei teoricamente dovuto spegnerla prima che arrivasse a questo livello, anche perché a questo punto la cera non si sarebbe più consumata. E questo lo consigliano perché il troppo calore, perché comunque lo stoppino, quando la cera va giù, perché si consuma, va il calore della fiamma che è nello che dello stoppino va a riscaldare il pezzetto di ferro che è il reggistoppino, non so come si chiama, comunque la base. Questo cosa fa? Facendo questo succede che il ferro va a scaldare se la giara, cioè se la giara, se la se la cera è consumata, va a scaldare ulteriormente il vetro. Il vetro, comunque, per quanto possa essere resistente, sicuramente non è un vetro temprato, quindi che sopporta alte temperature. Questo causerebbe il rischio di rottura. Un po' annerito, causerebbe il rischio di rottura. In questo modo poi si rompe la cera, quella che c'è, va ovunque e rischia anche di prendere fuoco quello che c'è intorno. Quindi l'avvertenza delle case produttrici di candele sono quelle di lasciare questo centimetro, se non un po' di più, perché qua sono proprio andata oltre il limite, e spegnere la candela. In questo modo si ha una combustione comunque sicura, si ha una fine, si dà una morta alla candela sicura, poi questo pezzetto qui lo si spezzetta col coltello, lo si toglie e lo si può usare dentro un brucia essenze, un bruciatore, uno centerpiece, dipende quello che uno ha. Ovviamente sotto, quando tutta questa parte di cera è sciolta, la temperatura è alta, quindi insieme a spegnere prima che arrivi a questo punto il livello della cera, consigliano anche di posizionare la candela in un punto dove il calore non va a rovinare, tipo se c'è il mobile, magari mettergli, adesso detta così è brutta, un sottopentola, nel senso un qualcosa che isola il calore dalla superficie sotto, perché è successo che col calore magari gli smalti dei mobili, le vernici, non lo so, ne hanno avuto a male e quindi si è rovinato anche il mobile. Quindi niente, il video di oggi voleva essere solo questo, una cosa informativa, farvi vedere come, ecco, sbattila, e farvi vedere questa cosina qui, e sperando che sia più o meno a fuoco così. E niente, spero comunque che questo video vi sia, ecco, quella che ho finito, adesso ve lo dico, è la Snow in Love della Yankee Candle, che è finita, morta e defunta. Quindi questo pezzettino che mi è rimasto di cera lo andrò a usare nel brucia essenze, così finisco di usarla, così dopo la terrò questa giara e o la destinerò a qualche altro uso oppure la userò nel caso qualcosa mi arrivi rotto.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi piace, attivando il campanellino così da ricevere le notifiche quando io pubblico qualcosa. Sotto nell'info box vi lascio il link del blog, della pagina Facebook, del mio Instagram e del gruppo Candle Universe Italian Edition. Quando sono bravi i video io li pubblico lunedì, il mercoledì e il venerdì e noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao!